Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista. Saluto a tutti, bentornati all'appuntamento con i libri. Oggi abbiamo un graditissimo ospite che ho provato a rincorrere in tutti i modi. Anche la Fiera del Libro di Bologna oggi, o meglio quest'anno, ci si è messa di mezzo saltando, ma ce l'abbiamo fatta a incontrare Luigi Ballerini. Benvenuto con noi. Grazie, ce l'abbiamo fatta, ma è un piacere. È vero, anche per noi, perché siamo qui per parlare di Mira sa tutto, uscito da pochissimo per il Castoro, un libro molto interessante su davvero tanti piani. Sarebbe, diciamo col condizionale, un libro per ragazzi, potremmo dire a partire dai 13-14 anni, mm-hmm. Ma io lo consiglio davvero a tutti, a partire da, ma senza finire, in realtà. Il quesito che è posto anche sul retro della copertina è uno dei più importanti dei nostri giorni, a prescindere da questo romanzo, dai romanzi che si leggono, ovvero quanto siamo davvero liberi in un mondo iperconnesso. Protagonista del libro, in un certo senso, è proprio Mira, che leggiamo già nel titolo. Puoi raccontarci qualcosa di Mira? Sì, allora, Mira è un sistema operativo. Mira è come Siri, come Alexa, quei sistemi operativi che ci rendono più facile la vita, che ce la rendono comoda. Sono quelli che, se abbiamo bisogno di una gelateria, ci dicono dov'è la più vicina, ma Mira è qualcosa di più, perché siccome Mira sa tutto, nel senso Mira sa tutto di noi, nel senso ogni volta che noi abbiamo fatto un click, ogni volta che abbiamo fatto una ricerca, ogni volta che abbiamo scritto un commento a un amico o abbiamo commentato in una chat o in un post, Mira impara da noi quello che noi raccontiamo. Quindi magari Mira sa che a me piace particolarmente il cioccomenta, allora non solo mi dirà dov'è la gelateria più vicina, ma mi sa dire anche dov'è la gelateria dove c'è il cioccomenta migliore della città. Quindi in qualche modo è un romanzo distopico, quindi ambientato in un futuro prossimo, ma è un futuro riconoscibile, non ci sono le macchine che volano, non ci sono personaggi strani, è un futuro davvero simile a noi, dove la carta è sparita, dove tutto è digitalizzato, dove tutto passa tramite la rete, e questo assistente ci rende davvero comoda la vita, perché siccome sa di noi più di noi stessi, sa sempre darci la risposta giusta, e dove le persone si rivolgono a lei come una specie di oracolo praticamente. Ecco, è un mondo non troppo lontano rispetto a noi, è semplicemente un po' esasperata quella che è la nostra realtà, ed è proprio la base dei romanzi distopici, quelli di portare un po' all'eccesso alcuni aspetti, certo, del mondo attuale, per vedere che cosa succederebbe se tutto ciò fosse amplificato. E quello che verrebbe amplificato nel tuo mondo, in Mira sa tutto, è abbastanza agghiacciante. È un mondo dove tutto è molto comodo, ma tutti sono anche molto anestetizzati da questa cosa. C'è un pezzettino del libro proprio all'inizio che ci tengo a leggere. Dice: ricordi come insegnano a scuola? Due rette si dicono parallele quando corrono sullo stesso piano e non si incontrano mai. E invece esistevano due mondi paralleli che, se era vero che non si toccavano mai, era altrettanto vero che lo facevano ogni benedetto singolo istante, o maledetto singolo istante, a seconda del lato da cui si vuol leggere la storia. Accadeva sotto i nostri occhi, in ogni luogo e in un edificio preciso, senza che ce ne accorgessimo, perché non ci accorgevamo di niente, nessuno si accorgeva di niente. E anche chi se ne accorgeva faceva finta che andasse bene così. Ecco, mi ha molto colpito questo piccolo passaggio e questo riferimento al palazzo, insomma, di Mira, perché in effetti la tecnologia è molto comoda, ma ci rende un po' anche indifferenti, ci facilita la vita, ma allo stesso tempo non ci fa vivere. Allora, sì, beh, innanzitutto volevo dare un luogo fisico, perché col fatto che è tutto nel cloud, nella nuvola, no? Noi pensiamo alla nuvola come qualcosa di immateriale, e invece i dati sono dati tutti nei server, e i server sono, no, sono istanze, e ci sono connessioni che passano sotto gli oceani per unire questi grandi server. Quindi era un po' per togliere questa idea di una immaterialità, no? È tutto lì, in un non luogo, ma questo non luogo invece sono anche luoghi fisici, e chi possiede questi luoghi fisici possiede i dati. Quindi c'è tutta questa questione. E la domanda è corretta, perché va proprio lì, cioè
in questo mondo dove tutto è così conosciuto, dove noi diciamo così tutto di noi stessi in rete, la vita scorre comoda e sembriamo liberi, abbiamo la percezione di essere liberi, ma alcuni in quel mondo, e chissà se potesse accadere anche noi, si accorgono che in realtà siamo liberi fra scelte limitate. Allora, questa è solo un'impressione di essere liberi. In realtà siamo liberi perché ci viene fatto vedere solo un pezzettino di mondo, peraltro il mondo che sembra interessante per noi secondo la nostra profilazione. Quindi sì, ci si sta comodi perché non c'è coercizione, non c'è violenza, ma è tutto, anzi, è tutto estremamente comodo. Tieni presente che c'è un libro che mi ha ispirato, un saggio di un sociologo coreano che si chiama Byung-Chul Han, e il saggio si intitola Psicopolitica, dove lui diceva: un tempo il potere, i governi avevano bisogno di avere le spie, avevano persino la tortura per estorcere informazioni. Oggi non c'è bisogno di estorcerci informazioni perché noi le diamo spontaneamente. Allora, il potere lavora in un modo diverso, convincendoci che è tutto bello, convincendoci che siamo tutti amici, convincendoci che è tutto comodo, e dovrà solo organizzare, profilare le nostre informazioni con la possibilità di controllare e manipolare. Quindi è proprio un ribaltamento del concetto di potere, no? Che non è più quel volto violento di un tempo da cui ci si poteva difendere, ma adesso è così suadente che non ce ne rendiamo conto. A volte ce ne rendiamo conto, ma magari è più comodo così, è più facile. Come dicevi tu, Mira sa anche quello che forse noi non sappiamo, però sa forse anche troppo. Ecco, in particolare noi iniziamo il libro conoscendo due dei quattro personaggi che poi saranno protagonisti in particolare della storia, ovvero Alessandro e Vera, due ragazzi 17enni che si incontrano perché Mira ha stabilito un contatto in questo senso, ha stabilito che loro sono single e quindi starebbero bene insieme. Sono due personaggi che conosciamo che sono davvero uno all'opposto dell'altro. Vuoi raccontarci qualcosa di loro? Sì, il libro inizia proprio in medias res, come si dice. Quindi abbiamo Ale che si prepara, Alessandro che si prepara per la festa dell'abbinamento, perché tutti i 17enni ancora single che vogliono un aiuto per trovare una compagna o un compagno lo possono chiedere a Mira, perché poi Mira è quella che riesce davvero, sulla base di tutte le preferenze espresse in rete, a trovare quello che fa davvero per noi. Quindi Ale va con questa speranza, Vera invece va un po' torto collo, nel senso Vera ha già iniziato a aprire un po' gli occhi e diciamo che va per non tradire, va sotto copertura, va per non tradire, per essere come tutti gli altri, no? Anzi, lei va molto scettica, e qua c'è un primo contrasto che mi fa piacere che tu l'abbia notato, evidenziato, perché Vera va molto scettica, Vera va anzi un po' arrabbiata perché ha capito che c'è questa manipolazione, però alla fine Mira ci ha preso davvero, nel senso, seppur così diversi, poi hanno tanti punti in comune, no? Tanto è vero che poi inizia a esserci un po' questa ambiguità, e forse anche era un modo per me anche per dire: guardate che non è sempre detto che quando le cose vanno bene o benissimo poi vadano davvero bene. Dobbiamo imparare anche a leggere un po' dietro, no? Perché di fatto così diversi, in realtà così simili, e di fatti hanno tanti punti in comune da far nascere una storia fra loro. Per cui l'abbinamento, che all'inizio sembrava solo uno stratagemma, poi funziona davvero. Ma infatti è molto bello anche questo contrasto tra chi appunto crede fermamente in questa nuova tecnologia, cioè immerso come Alessandro, che viene aiutato addirittura nel trovare l'abito ideale per la serata, e Vera che rifiuta tutto quello che è necessariamente pubblico, perché ricordiamo che in questo mondo tutto deve essere provato dalle immagini, infatti anche il loro incontro deve essere testimoniato da un selfie, da una loro immagine. Invece lei ci tiene a far sì che questo momento possa restare con realtà solo loro. E questo è un altro punto dell'essere super connessi e interconnessi, ovvero non c'è più una parola fin troppo abusata a sproposito, ovvero la privacy. Non esiste più in questo mondo una sfera veramente privata, qualcosa che solo noi conosciamo, che non deve essere necessariamente una parte negativa, anzi, può essere proprio un tesoro. Certo. A me piace, è buona questa sottolineatura, perché non si tratta di avere segreti,
Però secondo me si tratta di recuperare due categorie che abbiamo un po' perso, proprio data la sovraesposizione in rete, che sono la categoria della preferenza e della confidenza. La preferenza vuol dire che non siamo tutti uguali, non sono tutti uguali per me, gli altri. Quindi ci saranno delle persone che di me sapranno qualcosa e lo sapranno solo loro. E non c'è bisogno che lo sapranno tutti. E quindi anche la categoria della confidenza, fra tutti, fra l'universo di tutti gli altri, scelgo proprio te, no? Che sei la mia migliore amica, il mio migliore amico, la mia donna, il mio uomo, perché se ti ritengo degno fra gli altri, l'unico forse di sapere certe cose di me. Allora, era proprio per, in questo mondo in cui siamo sovraesposti, pensiamo a Instagram. Instagram è vivere alla finestra. Io mi mostro alla finestra e guardo gli altri che si mostrano alla finestra. Tra l'altro c'è sempre questo problema che ma io mostro davvero me stesso e poi quello che vedo sono davvero gli altri o la parte migliore o quello che vogliamo far credere di noi. Allora l'invito era proprio tornare a una sorta di genuinità dei rapporti, alla possibilità di far sì che gli altri possano essere tutti potenzialmente amici, ma dovranno dimostrarmelo e poi fra tutti sceglierò qualcuno che sei proprio tu che sarà il destinatario della mia preferenza. E questo è un concetto davvero molto interessante, perché spesso siamo abituati a non vedere questa tecnologia, cioè per noi è quasi invisibile, ma come dicevi anche tu prima, in realtà fisicamente c'è, e è comunque con noi in ogni singolo istante. Uno degli aspetti che mi ha più colpito, ma che è molto vicino alla nostra realtà, è il discorso relativo ai libri cartacei. Ne parlavamo anche fuori dalla diretta. E nel tuo libro i libri cartacei hanno una fine che potrebbe sembrare abbastanza ovvia in quel mondo, ovvero vengono digitalizzati. Ma in questo passaggio qualche cosa rischia di perdersi. È un po' anche una metafora di quello che potrebbe perdersi di noi stessi nell'andare nel mondo attraverso questi sistemi. Oh, allora, è interessante perché c'è un aspetto metaforico e uno reale, no? E uno assolutamente realistico. C'è un dibattito che purtroppo, secondo me, è ancora troppo poco attivo nel mondo della cultura ed è la trasmissione dei saperi. Perché si parla, usiamo questa parola, purtroppo si usa l'inglesismo, i gatekeeper. I gatekeeper sono quelli che hanno le chiavi dei cancelli, sono quelli che decidono chi entra e chi non entra. Allora, in un'ipotesi di digitalizzazione della cultura, sarà interessante, ma ci sarà qualcuno che può controllare quali libri digitalizzare, che vuol dire quali libri trasmettere. Sai perché mi è venuto in mente? Perché incontro spesso dei ragazzi che magari fanno una ricerca e poi mi dicono questa cosa non esiste. E dico, come non esiste? È perché non l'ho trovata su Google. È interessante, no? Quindi se qualcosa non sarà rintracciabile dai motori di ricerca, non è esistente. Questo apre davvero uno scenario potenzialmente distopico, ma la distopia ha anche questo compito di dire attenti che potremmo arrivare lì. No? Allora, perché non possiamo pensare che un governo un po' manipolatore potrebbe decidere che alcuni libri non vengono digitalizzati, quindi non verranno trasmessi, oppure, come accade nel mondo di Mira, edulcorati, cambiati, i finali cambiati, alcune scene tagliate. D'altro canto, probabilmente te lo ricordi, ma o l'anno scorso o 2 anni fa, in un grande teatro d'opera italiano, è stato cambiato il finale di Tosca. Perché? Perché era ritenuto poco corretto. Oppure perché dispiace che muoia, no? Allora, viene a dire, caspita, ma un'operazione pesantissima cambiare un finale di un'opera. Allora, anche qui è uno scenario che potrebbe accadere, ma di fatti sta già accadendo. Quindi si trattava anche di metterci in guardia. E poi c'è la questione metaforica che hai sollevato e cui non avevo pensato, ma di fatto è così, perché in questo metterci alla finestra, esporci, rischiamo anche di perdere dei pezzi, rischiamo di nel non mostrare alcune parti di noi, anche magari nel non riconoscerle più. Potrebbe esserci la possibilità di non correggersi più, di non conoscere veramente l'altro e di non farmi conoscere per quello che sono. Perché è bello che il mio amico di me sappia tutto il bene che posso essere, ma sappia anche gli errori che faccio, che sappia anche correggermi e qualche volta supportarmi, ad esempio. Non è che devo per forza essere sempre come lui mi vuole.
Anzi, spesso non siamo quasi mai come gli altri ci vogliono, ma Esatto. bisogna un po' prendere il pacchetto completo Certo. nella realtà, insomma. Tra La l'altro saremmo forma. nei guai se volessimo sempre piacere a tutti e in continuazione, no? Sarebbe davvero difficilissimo questo, ci condannerebbe quasi all'inferno, voler sempre piacere a tutti. Allora, anche quest'idea di poter accettare che ci sono delle parti di me che magari l'altro mi segnala che non gradisce, e possono essere, ma non tanto per dire mi prendi sempre così, posso magari anche provare a correggermi, no? Oppure tu puoi diventare un po' più paziente con me. E poi i rapporti umani sono paritari, nel senso, come dicevi tu, come Instagram, come altri social, è un po' come mettersi alla finestra, ma mettersi alla finestra non è interagire, è un semplice farsi vedere, mentre noi stiamo parlando di rapporti veri e propri, insomma, di scambi in questo senso. Ed è molto interessante come alla fine si ritrovino diversi ragazzi, ragazzi che sono immersi nella tecnologia, forse noi che abbiamo qualche anno in più. Abbiamo vissuto anche un'epoca dove dovevi correre a casa perché aspettavi la telefonata del probabile fidanzatino o fidanzatina, non era tutto così scontato. Potevi uscire anche con i capelli storti che non ti diceva niente nessuno perché magari non ti vedeva nessuno, insomma, erano molte meno pressioni. Ecco. Però i ragazzi così interconnessi in realtà sono quelli che potrebbero anche aprire gli occhi. Ti racconto questa cosa, parlavo con una ragazza che appunto dei figli, mi diceva che questi figli ovviamente durante il lockdown dovevano stare in casa come tutti e lei diceva visitiamo un museo di quelli online dove si possono vedere le stanze. Loro gli hanno detto no, aspettiamo e andiamoci di persona a vedere questi posti. E lei detto, nel frattempo però possiamo dire no, voglio vederli di persona perché è una cosa diversa. Quindi Oh, i Erika, ragazzi è proprio. capiscono forse anche meglio di noi, nonostante tutto, insomma, quanto sia importante anche la fisicità e questo rapporto vero con ciò che ci circonda. Certo. È molto bello questo esempio perché ieri ho incontrato un gruppo di lettura di ragazzi, no? E mi hanno fatto proprio la domanda: ma perché sono proprio più giovani nei tuoi libri che sono quelli che alzano la testa, no? E gli ho detto: ma non dovete chiedermelo voi, dovreste sapere la risposta. Perché se da una parte noi adulti tendiamo di vedere i più giovani come i più influenzabili, per certi versi più manipolabili, i più soggetti alle mode e alle influenze, e magari c'è anche questo aspetto, io ritrovo in loro, e quando ho la fortuna di poter parlare con tanti di loro, di incontrarli, invece ritrovo in tanti di loro il sapersi porre delle domande, il chiedersi: ma così va bene? Ma va bene? Per cui, accanto a quei ragazzi che si sono detti: ma no, dai, andiamolo a vedere questo museo piuttosto che guardarlo su uno schermo. Io ne sto incontrando anche tanti altri che, ad esempio, rispetto a Instagram, mi dicono: io inizio a essere un po' stufo di questa storia che devo sempre farmi vedere a posto. Ma non è più bello che ci troviamo fra noi, ci guardiamo davvero, magari con i capelli non a posto, no? E magari ci facciamo una battuta su questo, poi la piantiamo lì e facciamo le cose che dobbiamo fare, no? Per cui non è solo, anzi, non è affatto per giovanilismo o perché, siccome i lettori sono giovani, per strizzare l'occhio loro, ma è perché sono fermamente convinto che possono aiutare davvero anche noi adulti a ripartire, perché in realtà quelli che amano la vera comodità siamo noi adulti, e tanto più cresciamo, tanto più ci mettiamo in questa comfort zone, come si chiama, dove è difficile che qualcuno ci strappi o ci tiri fuori. E allora, se noi guardassimo i ragazzi e vedessimo, li ascoltassimo le loro istanze, loro dire: ma sei sicuro che così va bene? Ma non potrebbe esserci qualcosa di più? Allora, questo desiderio di avere qualcosa di più aiuterebbe anche noi adulti. Ed è questo anche uno dei motivi per cui mi sento di consigliare Mira sa tutto anche agli adulti. Spesso c'è un po' questa, come dire, questa sciocchezza per cui i libri per ragazzi dovrebbero essere letti solo dai ragazzi. Io credo che quando c'è un buon libro questo possa essere letto davvero da tutti, in particolare anche il tuo, perché è un po' una presa di coscienza di tante cose del mondo in cui viviamo e anche e soprattutto della prospettiva dei ragazzi che e Certo. non è banale dirlo, un po' sono il futuro. Sì, io
Io trovo proprio che sia, tu hai detto che è una sciocchezza, è vero, è un tratto abbastanza italiano questo del confinare questi libri, no, in una nicchia che sono per quei lettori. Così potremmo dire, anche per scherzarci un po' su, perché se i libri dove ci sono protagonisti ragazzi dovessero essere letti solo da ragazzi, allora potremmo dire che i gialli dovrebbero essere letti solo da assassini o ladri, perché ci sono protagonisti assassini o ladri, invece piacciono a tutti, no? Questo proprio per dire che se un libro è un buon libro, è un buon libro. E davvero a me piace leggerli per qualsiasi sia il lettore destinatario o il lettore finale. I libri per ragazzi letti da adulti hanno un vantaggio. Ci offrono la possibilità, una duplice possibilità, di ricordare a noi adulti l'essere stati ragazzi. Quindi magari ci aiuta, noi ci dimentichiamo in fretta, abbiamo dei ricordi, però poi li modifichiamo e poi, no? E poi a volte prendiamo uno sguardo cinico quando diciamo anche ai più giovani, sì sì ma adesso è così, poi quando cresci cambierai idea. Invece forse sarebbe bene che noi tornassimo alle idee che avevamo quando eravamo giovani e meno cinici e desiderosi di fare la differenza nel mondo. Quindi un libro cosiddetto per ragazzi a un adulto può ricordare la sua giovinezza e la freschezza del suo pensiero, questa voglia di esserci, e potrebbe anche aiutarci a capire questi giovani di oggi che a volte sembrano così enigmatici, in realtà perché spesso offriamo poco spazio d'ascolto e quindi offrendo poco spazio d'ascolto avremo anche poche parole che arrivano a noi. E posso aggiungere anche che potrebbe spingere ad agire, perché forse in questa nostra epoca siamo più pronti a parlare di qualche cosa, a discuterne, ma ci dimentichiamo invece che bisogna fare qualcosa. Come i ragazzi invece di mira sa tutto, perché si uniscono, lo possiamo anticipare senza dover dire troppo, certo, a un fronte di liberazione del pensiero, perché decidono che a un certo punto questa cosa non gli va più bene e decidono di cambiarlo, o quantomeno di provarci a cambiare la loro realtà. Quindi anche agire può essere un'idea che questo libro passa, cioè se avete un'idea portatela avanti e soprattutto fate. Certo, non basta solo la denuncia, non basta solo l'accorgersi che qualcosa non va, ma ed è proprio dello spirito giovanile l'accorgersi che qualcosa non va e chiedersi subito, ma io che cosa posso fare? Ossia il farsi interpellare in prima persona. Non aspettare che cambino i governi, non aspettare che arriverà qualcuno, ma io che cosa posso fare? Allora a me piace moltissimo quando incontro questi ragazzi e queste ragazze, giovani uomini, giovani donne che mi documentano questa passione per, a volte ingenua, no? Con questa idea cambierò il mondo, ma è bella questa idea cambierò il mondo, perché poi inizio a cambiare un pezzettino, inizio a cambiare quel pezzettino di mondo che è il mio pezzettino, ma è già cambiare il mondo questo. Allora sì, i ragazzi di Mira sa tutto, i nostri amici protagonisti, entrano a far parte del Fronte per la Liberazione del Pensiero e anche qua si scontrano temperamenti diversi, perché ad esempio Tom, che è quello più impulsivo, che vorrebbe fare magari delle azioni, non dico violente, ma certamente clamorose, significative, si trova un po' a scontrarsi con il fatto che la rivoluzione che viene proposta dal Fronte per la Liberazione del Pensiero è una rivoluzione totalmente inattesa, decisamente non violenta. Per cui anche qua la voglia d'agire deve fare i conti con strategie, e magari essere plastica e accettare visioni e proposte diverse da quelle che possono arrivarci. Anche qua, tendenzialmente, siamo noi adulti più rigidi. I ragazzi hanno questa plasticità. Infatti, per questo è un libro che davvero consigliamo a tutti, perché ci sono diversi livelli di lettura, ovviamente come nei migliori romanzi, e si può comunque anche sorridere, scherzare. L'amicizia è molto importante all'interno di questo libro, l'azione, comunque il voler migliorare il mondo, ma ci sono anche, appunto, come dicevamo prima, aspetti che ci mettono in allarme, ci fanno saltare qualche campanellino, insomma, per il nostro futuro. E ti faccio un'ultima domanda: se ci fosse solo qualche cosa che potesse restare nel lettore una volta finito di leggere il tuo libro, che cosa ti piacerebbe che fosse? Ah, che domanda difficile. Allora, mi piacerebbe che restasse l'idea che non possiamo permetterci di essere ingenui in genere, ma soprattutto in rete. Allora, non vorrei che venisse l'idea che la tecnologia è male, che il digitale è sbagliato, perché abbiamo visto quanto è stato utile in questo periodo. È utile adesso, no? Cioè non ci siamo visti alla fiera fisicamente,
come sarebbe stato bello, no? Io mi ricordo gli incontri con te, c'è la telecamera, ci mettiamo in uno stand e poi, no, parliamo prima e dopo, ma non è possibile. Quanto è tornato utile? Torna utile la tecnologia. Per cui, lungi dal voler dire è male, piuttosto un invito a non essere ingenui, quindi a chiederci ma che cosa diamo in cambio quando siamo in rete, perché non essere ingenui vuol dire che ogni volta che noi riceviamo qualche cosa, apparentemente gratis, quindi è senza pagare, una domanda è qualche cosa però staremo dando in cambio in questo momento. Allora, se noi saremo più non ingenui e se questo libro aiuterà a farci capire che ci serve un pensiero critico, uno spirito critico che giudica quello che vediamo, sapremo fare fronte barriera ad esempio alle fake news, no? Piuttosto che farci solo emozionare e trascinare dai sentimenti che ci ribollono dentro, un attimo fermiamoci, ma chi l'ha detto? È vero? Non è vero? Sapere che ogni atto che noi facciamo in rete è un atto fisico, anche se non è materiale, quindi possiamo fare del bene ma anche tanto male. Ecco, se la lettura di questo libro ci facesse essere più accorti, più maturi, più consapevoli nel nostro uso del digitale, credo che oltre ad averci, spero, divertito nella lettura, ci avrebbe forse fatto bene. E sicuramente lo farà. Quindi noi consigliamo Mira Satutto di Luigi Ballerini, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi. Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista.